Amici della Pognatomia, buona Epifania e oggi rasatura dell'Epifania, appunto, domenica. E proviamo questi prodotti, insomma, è un rasoio che mi piace moltissimo, che è uno dei miei, tra virgolette, regali di Natale. Il rasoio è il Rocknell Elite Series 2018, quindi questo qua non lo fanno più. E questo è un rasoio di altissimo livello, di altissimo prezzo. E che proveremo con delle lamette Nasset Platinum che ho trovato in un negozio qua a Torino, della Nasset Platinum fatta nella Gillette in UK. E proveremo con i prodotti, la linea sapone dopo barba Furbo, che è italiana, prodotta da Balocchi, e con un pennello che mi hanno mandato in test, e ringrazio la Dieste Cosmetic, che è il Galaxy, con ciuffo, però abbiamo parlato di sintetici, no? Con ciuffo in tasso, Silver Tip. Io l'ho messo a bagno, vedete come si è già aperto, il Galaxy, quindi vedete, manico Galaxy, ciuffo tasso Silver Tip. Allora, iniziamo con la procedura. Sciacquiamo il viso. E nel frattempo apriamo questa Nasset Platinum e abbiamo questo imponente rasoio turco, di fabbricazione turca, il Rocknell Elite Series, edizione 2018. Eccolo qua. Tanto ci facciamo scorrere l'acqua, adesso lo spiego un attimo. Guardate che pettine, questo è un rasoio da pesante, insomma, della categoria top, eh? Questo e costa anche un... Però devo dire che io l'ho fatto già altre volte, li vale tutti, li avevo oggi su questa barba di 3 giorni, con tanto di red point che ho fatto l'altro giorno per errore. Capita a tutti di fare red point. Allora, facciamo il video. Apriamo il Furbo, è particolare come fragranza. Sciacquiamo il pennello, lo scoliamo e andiamo anche se un tasso a prelevare piano piano, leggero leggero, il nostro sapone. Io uso proprio questa tecnica, no? Vedete che già adesso, siccome ne voglio un po' di più, metto proprio una goccia d'acqua, ma una goccia. Una goccia, non di più, eh. Una goccia. Neanche bagnata. E a questo punto vedete che il sapone è molto più cedevole. E ha rilasciato una grande quantità di prodotto. Guardate. Adesso noi chiudiamo la confezione in modo che questo non ci pensiamo più. E andiamo a aprire l'acqua. Sciacquiamo la ciotola in modo da scaldarla leggermente. E andiamo a montare in ciotola. Essendo un tasso, io non uso movimenti circolari. Tento di limitarli. Guarda già come monta. Ecco qua. Addirittura c'è un po' d'acqua in eccesso, ma è andata via da sola.
Ecco qua, guardate che montaggio che ha fatto. Direi che ciuffo generoso. Il sapone si espande molto bene. Direi che possiamo fare il primo passaggio con il nostro Rocknell e la metà nasa. Rasoio molto delicato, vedete come sta? Portando via una brava di 3 giorni senza problemi. Stiamo parlando appunto di un prodotto di grandissimo livello. Red Point, spero non si riapra. Ecco qua. Prima andato, direi anche bene, sciacquiamo il viso. Allora, rasoio che effettivamente consente, anche su una barba di 3 giorni, una rasatura agevole, serena, tranquilla, efficace. È uno dei miei preferiti. Pennello, ottimo impatto sul viso, gran ciuffo, molto folto, un 26 questo qua. Della DS Cosmetic, loro me l'hanno mandato in prova. Devo dire che questa azienda mi aveva colpito più che altro per alcuni ciuffi sintetici. Questo qua è un ottimo tasso. Pelo obliquo. Vedete come scorre? Perché questo è un rasoio che consente questo. La sua delicatezza gli consente di far lavorare la lama in maniera più efficace. Non è molto esposta, assolutamente, però compensa, no? Tanti mi chiedono ma che rasoio di questa posizione. Io dico sempre l'importante è il risultato, no?
praticamente non c'è più niente. Contropelo sarà solo una formalità. Andiamo a sciacquarci il viso. Ecco qua. Contropelo. Io lo faccio veloce proprio per farvi vedere come questo rasoio consenta questa cosa, perché non è che tutti i rasoi lo consentano, non è che io sia un mago, cioè questo rasoio, come tanti altri, come anche abbiamo visto il Timeless, come abbiamo visto il Tatara, il Feder, consentono di. Radersi in questa moda. Ed è per quello che costano cari, mica per altro. Tanto l'importanza, il fatto che sia in acciaio inossidabile, che sia lavorato praticamente a mano con macchine di precisione, è va bene. Però l'efficacia nell'utilizzo, veramente quotidiano e non. Direi che c'è tutto. Allora ci asciughiamo, ci laviamo. Sciacquiamo. Ci puliamo anche un po' e andiamo ad applicare poi il dopobarba. Anche qua Furbo Vintage, sì, anche il sapone era della linea Vintage di Furbo, tanto per essere completi. Linea vintage. Molto tradizionale, ma insomma, fresco. Secondo me, io non ho un grande naso e poi sono molto raffreddato, però sembra quasi un po' calcato, un po' mentolato, non è male. Allora, ricapitolando, signori, io sto pulendo gli attrezzi del mestiere, proprio. Il rasoio, il Rocknell è eccezionale. Io veramente questo, forse di quelli che ho, forse è il mio preferito, lo ammetto candidamente. Mi rendo conto che è un rasoio veramente caro e che non si trova in Italia, bisogna acquistarlo su Vice. Però di quelli che ho è quello che forse, cioè sceglierne solo uno mi direi questo qua. Ad oggi. Acciaio inox 316L, proprio bello, cioè anche pesante, insomma efficace. Stiamo parlando di un livello veramente, come dire, siamo alla Ferrari, cioè, insomma, qui siamo veramente su livelli, come dire, fuori concorso quasi. La lametta, la Nasset, non mi ha dato particolari problemi, quindi si è comportata bene, non la saprei neanche valutare, nel senso che con il Rocknell qualsiasi lama che io abbia utilizzato è andata bene la rasatura. L'ho provato con delle Steiners, ho provato con eccola qua, la Nasset. La mettiamo nel suo cimiterino delle lamettine. Quindi devo dire che l'ho provata con tantissimi
Pierrot che non mi è arrivato in realtà, come ti ho visto sulla pagina di Facebook, a inizio dicembre, se non erro, insomma, non mi ricordo più. Comunque lo uso tantissimo, questo qua. Tantissimo relativamente all'utilizzo che ne faccio. Quindi posso dirvi che l'ho testato bene questo qua. E insomma, alto livello, niente da fare. E il pennello, io lo ringrazio ancora la DS Cosmetics che me l'ha mandato in prova. Vi lascio sotto il link se qualcuno volesse valutarlo. Ovviamente noi non ci guadagniamo niente, se ce l'hanno mandato per provarlo, come hanno tanti altri, allora per correttezza restituiamo il link, ma questo non. Il giudizio obiettivo, allora, io sinceramente preferisco i sintetici, però questo devo dire che è un tasto fatto molto bene, c'è un silver tip molto folto, come potete vedere, con la consistenza, non del, cioè, è più, diciamo, non voglio dire duro perché sarebbe sbagliato, è un silver tip, però non è, non fa l'effetto flopping del silver tip, no? Quindi dà anche un effetto di piacevole massaggio sul viso. Insomma, per chi vuole un tasso, io sinceramente oggi come oggi vado più sui sintetici, però questo è un tasso che effettivamente è tanto, cioè non so come spiegare la sensazione, cioè prende bene il viso, non, il pelo non salta, insomma va trattato veramente bene, va messo a bagno. Poi bel ciuffone, un 26, insomma, per chi vuole valutare un tasso, secondo me questa è un'opzione, come dire, che si può prendere in considerazione. Manico Galaxy, molto funzionale, DS Cosmetics. Linea Furbo, allora, sia come sapone che come dopobarba, sapone intanto monta molto bene e ha una fragranza anche qua particolare che non è, che sa di vecchia barberia, non so descrivervela. Ripeto, non ho un eccezionale naso, però sa di vecchia barberia. Adesso qui mi si è. Ecco qua. Sì, ha lo stesso fragranza dell'after, ovviamente. Comunque funziona molto bene a livello di meccanica. Come vedete, con un tasso l'abbiamo usato molto bene. E, insomma, italiano, insomma, non è male assolutamente. Come non è male il dopobarba, che appunto anche qua ricorda le barberie di una volta, con questo sentore agrumato, un po' di talco forse, forse, perché io non ho molto naso. Comunque non è male, insomma, anche abbondante, vedete, 300 millilitri, insomma, formato abbastanza abbondante. Bene, signore, la barba ce la siamo fatta, io vi auguro una buona Epifania, le feste sono finite, inizia, diciamo, un'attività, ma per molti non è finita, e ci vediamo la prossima settimana con, speriamo, delle novità, e come sempre, grazie dell'affetto che ci dimostrate quotidianamente, con i commenti, anche i complimenti, io sono molto contento di questo. Qualsiasi domanda, ovviamente siamo qua. Insomma, buona barba a tutti e buon fine delle feste.